È da sola? Sono sola. I nostri soldi? Dov'è mio figlio? Prima i soldi. Senta, suo figlio è ancora vivo, per ora. Ma dobbiamo vedere i soldi prima. Se le cose andranno come devono andare, nessuno si farà male. Ho mantenuto la mia parte dell'accordo, ora voi mantenete la vostra. Se vuole rivedere suo figlio, faccia come le è stato detto. Altrimenti non avrà nessuno da incolpare se non se stessa. È un rischio che dovrà correre, ci mostri i soldi. Avevamo un accordo. Gli accordi cambiano. Sono tutti? Sembra di sì. Fallo. Fallo ora. Tieniti il passamontagna! Avanti, sali! Coprimi! Andiamo! Vieni! Sali, sali! Volevi uccidere? Era il piano. Che vuol dire era il piano? Di chi era questo piano? Eh? E il ragazzino? Padre ha già un compratore. Vai, 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 vai! No! No! La devi seminare! Va bene, va bene! No! Cazzo! Thank you.
Claire, mi dispiace tanto per tuo padre. Charlie. Lasciami in pace! Non possiamo almeno parlarne! Lasciami stare! Io sto andando a correre. Vuoi venire? No. Non c'eri mai quando avevo bisogno di te. Abbiamo suo figlio. E se intende davvero rivederlo, le consiglio di tenere questa cosa per sé. Ci faremo risentire. No, 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 aspetti! Mamma!
Guardami, guardami! Dove l'avete nascosto? Se premi il grilletto non lo rivedrai mai più. Dov'è mio figlio? Lui è... lassù. Thank you.
Vai via! Via! Stai lontano! Indietro! Stammi lontano! Sei stato bravo, ragazzo. Altri giovani al posto tuo sarebbero scappati. Mio nonno mi ha insegnato a rimanere in posizione. Cos'altro ti ha insegnato tuo nonno? A non lasciare il destino nelle mani di qualcun altro. Sai almeno che significa destino, figliolo? E dove eravate voi due? Eh? Non è il momento di commettere errori. Riportatelo all'accampamento e partiamo per il rifugio. Ora. Non aspettiamo Larsen e gli altri. Non si sono visti. Ti ho detto che non c'era da fidarsi di Larsen. O li ha fatti uccidere o è scappato coi soldi. Tu non sai un cazzo! Scusa, padre. Cosa vuoi che ci faccia? Lascialo lì. Porta sfortuna non prendere la preda. Oh, davvero? Si dice che porti sfortuna? Tu porti sfortuna! Uccidimi pure. Se ti presenti da sola lo uccideranno. E dopo anche te. Loro chi? Chi ha mio figlio? Padre. Chi è padre? Da quanto tempo siamo qua giù? Da un paio d'ore. È necessario questo? Come ti chiami? Larsen. Beh, Larsen, c'è qualcosa che non quadra. Perché prima non mi hai ucciso? Non sono venuto qui per uccidere. Ma il tuo amico invece sì. Ti giuro che io non lo sapevo. Non me ne frega niente di cosa non sapevi. Guardalo bene. Guardalo bene! Tu me l'hai portato via. E tu mi aiuterai a riprenderlo. E se non lo facessi?
Inizia a camminare finché puoi. Mi devo riposare. Dobbiamo muoverci. Andiamo. Devo riprendere un po' di fiato. La gamba mi fa male. Poco più in alto e mi avresti ucciso. Non volevo ucciderti. Ce l'ha detto che eri nell'esercito. Chi? Charlie? No. Padre. È dura per un figlio quando sua madre non c'è mai. Tu lo sai quanti soldi ci sono in questa borsa? Ne ho una vaga idea. È l'eredità della mia famiglia. È ciò che mi resta. Lo so. E come lo sai? Perché quando il tuo vecchio ha chiuso la segheria, padre non riusciva a parlare d'altro. Erano soldi che spettavano a lui. Così quando il tuo vecchio è morto... Alzati. Ti sei riposato abbastanza. Che cosa c'è? Sangue. Ce n'è tanto. Un lupo. Gli hanno sparato. Era anche giovane. Ce ne sono molti di più. Chi è stato? Non lo so. Riesci a vederlo? Togliti gli stivali. Cosa? Ho detto togliti gli stivali! Dai, dai, dai! Io resterei qui se fossi in te.
lei. Ehi! Oh, cazzo! Fermo! Fermo! Lasciami! Che stavi facendo? Che stavi facendo? Padre, mi ha detto di aspettare. Faceva quello che padre gli aveva detto. Non aveva alternative. Sapevi che saremmo finiti in un'imboscata? Hai detto che mio figlio sarebbe stato qui! Dovevamo raggiungerli al campo, se ne saranno andati. Dov'è il campo? Dietro quegli alberi. Non mi servi a niente se non riesci neanche a portarmi da mio figlio. Dove sono diretti? Al rifugio. Quale rifugio? È una baita abbandonata, è dietro la montagna, circa 10 ore a piedi da qui. Io non lo abbandono così. Era come un fratello per me. Non scapperò. Ti porterò al rifugio, ma fammi fare una cosa prima. Vedi di non farmene pentire. Ci si abitua mai a togliere la vita alle persone?
Sapevo che cosa stavo facendo. Abbiamo perso troppo tempo. Hai messo su un bel fuoco, ragazzo. Hai fame? Potrebbe slegarmi. Sei pronto per questo. Dallo a me. Sento più i piedi. Quanto manca ancora? È oltre il crinale. 4, forse 5 ore. Senti, è troppo buio, non si vede più niente. Che cosa gli faranno su al rifugio? Beh, lo prepareranno per la consegna a un compratore. E poi? Immagino che sarà perso nel mondo. Non me l'avreste mai ridato, non è vero? Ma che razza di persone siete voi? E se fosse stato tuo figlio? Io sono stato quel figlio. Che cos'hai? Niente. Mi sembri un po' spaventato. Hai visto cosa hanno fatto a Philip? E tu non hai più munizioni. A dire il vero, non sono i lupi che mi preoccupano. Accenderò il fuoco. Non capisco una cosa. Perché non mi hai lasciata annegare? Non lo so. Ci sono modi migliori per morire. Non devi morire su questa montagna. Pensaci.
Hai detto che eri quel figlio. Allora? Quando avevo circa l'età di tuo figlio, i miei dovevano un po' di soldi a padre. E quando non pagarono, venne a riscuotere. Uccise mio padre. Così prese mia madre e me come compenso. E lei se la tenne per divertimento. Mia madre ebbe l'occasione di scappare e lo fece. Per tantissimo tempo ho aspettato che tornasse indietro a riprendermi. Ma non l'ha mai fatto. Perché non sei scappato? Per andare dove? Abbiamo molto più in comune di quanto pensi. Da quello che dice la lettera, non ha rapito Charlie per i soldi, ma cerca di vendicarsi di un uomo che è già morto. Alzati. Seth, slegagli i polsi. Sono qui intorno. Quanti sono? Troppi. Pronto? Lo spero proprio. Ricordati cosa diceva tuo nonno. Mantenere la posizione. Non muoverti, Charlie. Non scappare! Charlie, no! Charlie! Dannazione! Ugh!
Afferralo. Ecco fatto. Stupido ragazzino. Andiamo. Dai, muoviti! A malapena si regge in piedi! Figlio di puttana! Lascialo in pace! È tutto tuo per quanto me ne importa! Sei un tipo orgoglioso, vero ragazzino? Sei identico a com'era tuo nonno. Conosceva mio nonno? Oh, sì, che lo conoscevo. Lui sì che era un uomo giusto. Ma tanto tempo fa, il Signore distolse il suo sguardo benevolo da tuo nonno. E a lui non restò altro che venire da me in ginocchio. E che fece? Feci ciò che qualsiasi uomo avrebbe fatto per un uomo che sta annegando. Io gli allungai una mano. Cosa successe? Lui l'afferrò e dopo cercò di trascinarmi nel baratro con lui. Mi prese a calci, salì sulla mia schiena e poi cercò di trascinarmi giù fino in fondo. Era un uomo molto giusto. Ma era anche un uomo presuntuoso. Non conosceva la parola perdono. Ha fatto a me quello che tua madre sta facendo a te. Non lo capisci, vero? Se avesse pagato il riscatto, ora sarebbero già qui. Andiamo, ragazzo. Qualcosa non va. Qualcosa non va. Eh? Dove sono gli altri? Sapevo che non sarebbero tornati. Che diavolo stai dicendo? Non ci si può fidare di quel Larsen. Io a quest'ora sarei già tornato, te lo garantisco. Ora basta! Se parli ancora di lui in quel modo, io ti ammazzo. Ehi! Cazzo, odio dover alzare la voce. Ora, in un modo o nell'altro, quei ragazzi non sono tornati. Quindi, se non sono morti, sarà meglio che preghino di esserlo! Ma come? Non dobbiamo aspettarli? No, non li aspettiamo. Il piano resta lo stesso. Consegneremo il ragazzo domani sera. Seth, portalo nell'altra stanza. Vieni qui, piccolo stronzetto. Muoviti! Ho detto di muoverti! Aspetta! Lascia che io ti dica una cosa di tuo nonno che lui non sapeva. Il tuo destino sarà sempre nelle mani di qualcun altro. E il destino della tua famiglia è quello di soffrire. Tuo nonno questo non l'aveva capito. Lui non ci credeva e così ha preso il destino nelle sue mani e poi mi ha ingannato. Ora
Ti informo che è soltanto questione di tempo. Dovremo aspettare che il destino faccia ritorno qui perché possa riprendersi ciò che è suo. Dov'è il padre di Charlie? Da qualche parte nel deserto. L'ho conosciuto in Afghanistan. Rimasi incinta e tornammo a casa. Dopo la nascita di Charlie, una bomba ha spazzato via l'automezzo di suo padre. E non è rimasto più niente. Sono ripartita un paio d'anni dopo. La ritenevo una scelta saggia. La verità è che non posso guardare in faccia mio figlio senza vedere suo padre che mi sta fissando. Mi dispiace. Non quanto dispiace a me. Non dovevo lasciare mio figlio. È lì che lo tengono prigioniero. Andiamo. Hai preso tutto? Sì. L'ho già controllato. Sì, beh. Ehi! Guarda lì. È Larsen. Che mi prendesse un colpo. È Larsen. Chiama padre, sì. Tieni il ragazzo dentro. Padre! Sembra che Larsen ci abbia portato un regalo. Dov'è padre? Sei venuta qui per ucciderci tutti? Sono qui solo per mio figlio. Quindi pensi che riportandomi indietro quel cane randagio io accetterò di riconsegnarti tuo figlio? Mi riprendo mio figlio e lascio i soldi che erano stati pattuiti. Mostraglieli. Dove sono i miei ragazzi? Morti. È la verità? Ha ucciso tutti i tuoi fratelli? Questa cosa l'hai iniziata tu quando hai preso Charlie. Credi di poter venire qui a trattare con me dopo aver ucciso i miei ragazzi? Ucciderò ancora se mi costringerai a farlo. Se premi il grilletto sei morta. Lascia fare a me, padre. Padre! Abbiamo perso abbastanza. Ormai è finita. Ti prego. Un figlio per un figlio. Gettate le armi a terra!
Mettetele giù. Adesso mani sopra la testa! Fatelo! Charlie! Vieni fuori, ragazzo! Mamma! Charlie! Prendi le armi e portale qui! Charlie, ti ho detto di prenderle! Vieni! Avanti, Charlie! Fai in fretta! Vieni qui! Stammi dietro! Andiamo. Se qualcuno ci segue, morirà. Padre, dietro di me. Mettila in moto. Hai riavuto ciò che volevi. Vattene finché sei in tempo. Claire Hamilton! Tuo padre può anche aver avuto una placida morte, ma il destino non ha ancora finito con lui. Né con te. E neanche con tuo figlio. L'ho detto. L'ho detto. Un figlio per un figlio. Ma dovrai trasportare il tuo giù da questa montagna. No! Padre! Va a prenderli. Dammi la pistola! Va a prenderli! Bene. Andiamo, Charlie! Corri, dai! Forza! Andiamo! Devi continuare a correre, ok? Qualunque cosa accada,
Non fermarti! Tu che farai? Sarò dietro di te. Va bene? Ok, corri! Vai! Sei tornata per me! Certo che l'ho fatto! Adesso vai! Corri! Avanti! Sbrigati! Vuoi finire come tua madre? Su, cammina! Alzati! Alzati! Vai! Va bene, ragazzino. Vuoi giocare? Eh? Giochiamo! Io adoro giocare! Dove sei?
Ti ho beccato. Vieni qui! Smettila. Va fuori e occupati del generatore. Adesso! Sai, io non riesco a ricordare un tempo in cui non ero posseduto dalla rabbia. E mio padre questo lo vide in me quando ero un bambino. Cercava di farmela passare a forza di pugni. Immagina la sua sorpresa quando una volta maggiorenne la cosa raggiunse il culmine. Ho deciso di tenere Hobbs innanzitutto perché ero molto curioso. Pensavo di vedere in lei qualcosa di me e avevo ragione. Se non avessi ucciso suo padre l'avrebbe fatto lei. Ma ho tenuto gli altri solo per togliere le erbacce e fare le faccende di casa. Sei stato il primo che ho conosciuto per il quale non ho provato rabbia. Tu eri il figlio che non ho mai avuto. Ma non si può cambiare la vera natura di un uomo. Quando tua madre è scappata, avrei dovuto capire che non potevo fidarmi di te. E oggi me l'hai dimostrato. Tu sei come lei. Nella tua indole c'è il tradimento. Lei ha tradito suo marito, lei ha cercato di tradire me e sicuramente ha tradito anche te quando è scappata via, lasciandoti qui da solo. Eh? Avrei dovuto ucciderti lo stesso giorno in cui ho ucciso tua madre. Avanti, andiamo, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Io non morirò, finché non muori tu. Ti
sempre saputo che tu eri la mia unica debolezza. Un uomo deve uccidere ciò che lo rende debole. Padre! Dove è mio figlio? Io sono sempre stato il tuo destino! Padre, questo è per mia madre! Avuto il mio Charlie, grazie a te. Io me ne andrò da questa montagna. Sì. Vieni, Charlie. Andiamo via. Credo che tu le rivoglia. Perché non le conservi tu per me?